Castiglion Fiorentino, Giuseppe Battiston, Michele Rovini, Nicola Rignanese, compagni di scuola, si può dire, parte Nicola il direttore. Sì, e compagni di scuola, io con Beppe nella fattispecie lo stesso anno, incontro fondamentale, nel senso che io, Beppe e un altro manipolo di uomini, ho Valoroso. presunti tali, insomma, stavamo spesso insieme, ci davamo manforte, perché le donne erano belle agguerrite, quindi era anche un anno particolare, diciamo che il direttore all'epoca, Renato Palazzi, ha desiderato intromettere nella scuola degli elementi un po' diversi dal solito. Michele invece era un anno avanti a noi come attore, ma insomma le case erano quelle, si condivideva quel poco che si aveva. Zoran, il mio nipote scemo, si intitola il film con Giuseppe Battiston, ovviamente protagonista. È un'opera prima, è un film molto sentito dal suo autore Matteo Leotto. Voleva raccontare una storia che partisse da quel territorio che non ci ha dato solo i natali, ma anche tanti aspetti del carattere, della personalità. E questa gestazione è andata avanti per 5 anni, 4 dei quali passati in mia compagnia, e poi è venuto fuori un film che ci ha riempito di soddisfazione. Indipendentemente dal fatto che sia un'opera prima, si è visto in quasi 50 paesi nel mondo. Michele Rovini invece è di casa, diciamo, insieme a Nicola Rignanese in questo territorio, in particolare ad Arezzo e ad una scuola di cinema, Talent Center, e stasera ci presenta un lavoro dei suoi allievi. Sì, è un lavoro di regia e recitazione insieme perché la regia è dei ragazzi di regia e la recitazione ovviamente del corso di recitazione, quindi è il primo esperimento di questo tipo perché finora nei 2 anni precedenti ho sempre girato io, invece quest'anno essendoci un corso di regia ho lasciato campo a loro di fare esperienza.